Grazie. Volevo partire da una considerazione che mi ha suscitato un commento fatto dall'onorevole Velo su un possibile ruolo del mare come Cenerentola. Io penso che questo sia molto giusta, questa osservazione. E vi posso dire che da quello che posso osservare, come ha detto ai lavori, non è soltanto una questione italiana, ma anche una questione molte volte europea, se vogliamo. Ed è sostanzialmente il motivo per cui qualche anno fa, in modo molto innovativo e originale, perché è stato un tentativo ambizioso e mai prima tentato, ci si è messi a scrivere questa famosa direttiva quadro sulla strategia marina, proprio perché era un tentativo difficile, ma importante, essenziale, per riscattare questo ruolo di Cenerentola, possiamo chiamarla un po' la sua zucca magica per farla andare alla festa da ballo. E quando è stata scritta sono state poste quattro, diciamo, quattro parole che ne descrivevano sostanzialmente quella che era la filosofia di fondo e che sono: si tratta di strategie, quindi non si tratta di interventi spot mirati per fronteggiare emergenze puntuali, ma strategie globali, che quindi non sono strategie settoriali ambientali, ma sono strumenti che dovrebbero governare in modo ampio la questione mare, tant'è vero che la strategia marina fa parte della politica marittima integrata come pilastro ambientale. La terza parola è partecipata, cioè queste strategie possono essere tali solo nella misura in cui sono sviluppate in tutto il loro percorso, non restando chiuse, diciamo, nei palazzi istituzionali che li decidono, ma coinvolgendo a tutti i livelli e in tutte le fasi quelli che sono gli interlocutori, sì istituzionali, ma anche a livello locale, ma soprattutto quello che sono gli utenti, sia professionali sia civili, del sistema mare. E l'ultima parola è condivisa, perché partecipare vuol dire anche poter raggiungere degli accordi, avere la capacità di, come decisori politici, sintetizzare quali sono le spinte e le necessità che arrivano da tutti questi attori e farne un sistema organizzato che appunto si chiama strategia. Questo era un po', chiamiamola così, il sogno di chi ha cominciato a scrivere questo strumento molto complicato. Adesso il percorso è già partito. Io mi rivolgo a voi perché questo è un incontro che dovrebbe essere soprattutto destinato a chi non è un addetto ai lavori particolare di questo settore, anche se vedo molte facce note, per cui mi scuso se alcune cose che dico ovviamente sono ben conosciute da chi lavora quasi giornalmente su questo settore. Quindi noi abbiamo completato questa prima fase in modo molto, diciamo, pionieristico, molto complesso, che è stato quello di definire la situazione dei mari italiani insieme a quelli comunitari attraverso una valutazione iniziale che è stata portata avanti dall'ISPRA quale coordinamento, ma che ha coinvolto, o meglio, nella quale abbiamo tentato di coinvolgere tutto, diciamo, il meglio della scienza e dell'apparato di ricerca italiano. Sicuramente non abbiamo fatto un prodotto perfetto, ma sicuramente già questo è stato un grosso tentativo per cominciare a far lavorare insieme tutto un apparato che è molto complesso e articolato. Sulla base di questo risultato di valutazioni iniziali, secondo quella che è il percorso di avvicinamento della strategia marina, abbiamo definito, come posso dire, quello che per il sistema Italia dovrebbe essere il riferimento per avere una situazione ambientale dei mari italiani che è soddisfacente, che viene chiamato buono stato ecologico, che non è ovviamente un qualcosa che si può trovare sui libri di testo o sulle sperimentazioni scientifiche, è in molti casi una determinazione che ciascuno Stato, nell'ambito peraltro di un meccanismo di coordinamento e di accordo con gli altri stati che condividono gli stessi mari, definisce come propria scelta. Quindi, innanzitutto, il buono stato ecologico dei mari è anche e non solo un aspetto scientifico, ma è anche e soprattutto un aspetto di scelta politica e strategica di dove ciascun paese ritiene di voler e poter arrivare per mantenere una situazione in salute dei propri mari. Nello stesso tempo mantenendo un sistema di
utilizzo sostenibile dell'apparato mare, che ovviamente è fondamentale per molte economie, compresa quella italiana. Questo è il cosiddetto meccanismo dei GES. Per arrivare a questo risultato, teoricamente entro il 2020, siamo speranzosi ma ovviamente siamo anche realisti, abbiamo fatto anche l'ulteriore passo previsto da questo meccanismo di definire i traguardi ambientali, cioè i passi, le fasi, gli avvicinamenti che entro il 2020 ci dovrebbero consentire, se saremo bravi, di arrivare al buono stato ambientale dei mari italiani. Un aspetto però importantissimo di questo percorso è che la direttiva sulla strategia marina ha dato tutta una serie di criteri, di elementi che noi abbiamo tentato di seguire e che ne caratterizzano la sostanza, che non deve essere un meccanico processo burocratico di predisposizione di un piano, ma deve essere effettivamente una sorta di elemento vivente che interagisce continuamente con quelle che sono le sensazioni e le indicazioni che pervengono non soltanto dall'apparato delle istituzioni, ma anche dall'apparato economico e dalla realtà della società civile. Innanzitutto abbiamo fatto una scelta condivisa dal Comitato Tecnico, che è il comitato che raggruppa tutte le regioni, le amministrazioni e gli enti locali, che è quello di strutturare le strategie in tre grandi sottoregioni che corrispondono ai bacini marini italiani: l'Adriatico, lo Ionio, il Mediterraneo centrale e il Tirreno. Questo perché siamo consapevoli che i mari sono, come dire, qualcosa che è molto diverso da quelle che possono essere ripartizioni amministrative e istituzionali. I mari non sono né regionali né comunali, ma neanche, diciamo, semplicemente nazionali. Ogni mare ha le sue caratteristiche e questa scelta, che ci sembra sia stata vincente, perché poi le regioni hanno dimostrato diciamo il valore di questa strategia attraverso la loro opera di coerenza nella programmazione che assiste il Ministero dell'Ambiente, è un passo che non era mai stato fatto, quindi è una novità da un punto di vista della strategia marina che anche altri paesi adesso stanno studiando con attenzione, perché per il momento si erano limitati invece ad un approccio più tradizionale nazionale. Un altro aspetto fondamentale della strategia marina ovviamente è quella dell'essere uno strumento di interlocuzione e di, chiamiamola così, fratellanza operativa verso gli altri paesi, perché soprattutto mano a mano che ci si allontana dalla costa sarebbe scioccamente utopistico e mio per pensare di poter pervenire a un buono stato ambientale dei mari italiani ignorando quello che succede nei mari che diventano mari di altri paesi come la Croazia, come la Grecia o come anche non paesi non europei come la Tunisia, semplicemente perché non sono più mari italiani. Quindi uno sforzo importante e molto difficile è quello di definire queste strategie, sì, partendo ovviamente da quella che è la situazione e la necessità dell'Italia, ma in modo tale che poi il risultato finale possa essere condiviso fra tutti i paesi che condividono le stesse acque di uno stesso bacino marino. Altrimenti potremmo avere dei meccanismi che invece di arrivare a un comune intento si fanno concorrenza oppure percorrono strade diverse che non consentono poi di arrivare a un risultato soddisfacente. Un altro aspetto molto importante è quello dell'equilibrio tra la componente ambientale e la componente socio-economica. Ripeto ancora una volta, la strategia marina non è uno strumento di protezione ambientale, sì che simpliciter, è uno strumento di, come si dice adesso, di governance, di gestione strategica nazionale, che pone in confronto ed equilibrio quelle che sono le strategie per la protezione dell'ambiente con quelle che sono le strategie per lo sviluppo economico. Se non consegue questo risultato, sostanzialmente riduce in modo fondamentale quella che è il suo obiettivo finale. Infine, l'aspetto importante, e qui veniamo all'incontro di oggi, è che tutte le fasi della strategia marina devono essere sottoposte a consultazioni pubbliche
perché la filosofia della condivisione e della partecipazione è proprio l'elemento fondamentale per avere una strategia che alla fine non è un prodotto scritto a tavolino, ma è il frutto di un confronto reale e partecipato con tutti gli elementi della società civile, dal singolo cittadino fino agli interlocutori istituzionali di primo rango. E quindi, così come è stato fatto, in modo forse un po' pionieristico e diciamo senza molta esperienza per la prima fase di definizione dei gesti e target, la fase dei programmi di monitoraggio prevede una consultazione pubblica, che è quella che è partita il 9 e che si concluderà il 9 luglio, che serve non soltanto a informare tutti i livelli della società di quelle che sono le proposte per monitorare, per controllare la salute del mare e per verificare l'avvicinamento ai nostri obiettivi, ma soprattutto per consentire alle varie categorie di attori e di interlocutori di farci sapere come la pensano, quali sono le loro osservazioni, le loro critiche se servono, in modo che se ne possa tener conto nel momento in cui alla fine di questa consultazione noi definiremo in modo finale l'organizzazione dei programmi di monitoraggio. Attenzione che la partecipazione è importante per un doppio, diciamo, per un doppio elemento. Il primo è quello proprio di organizzare come devono essere fatti i programmi di monitoraggio, per dirla più diciamo direttamente, a che cosa devono servire. Magari ci sono delle necessità che non abbiamo visto, che qualcuno ci può suggerire, che qualcuno ci può integrare, e noi vogliamo essere sicuri di aver ascoltato tutti quelli che possono avere qualcosa da dire su questa organizzazione, perché conoscere i nostri mari è la base per poterli proteggere. Ma c'è anche un secondo aspetto che riguarda più, diciamo, i soggetti organizzati, sia istituzionali che non, è che i monitoraggi in gran parte non saranno fatti direttamente dal Ministero dell'Ambiente o anche dall'ISPRA, ma saranno costruiti attraverso un sistema organizzato e ramificato, per cui in base alla tipologia di monitoraggio che verrà fatto verrà individuato quello che è il soggetto tra virgolette naturale più idoneo a poterlo portare avanti, anche perché in molti casi ci sono già monitoraggi ampiamente svolti da anni, penso per esempio a tutti i monitoraggi che riguardano la direttiva quadro acque, e quindi la scommessa è quella di integrare in un sistema omogeneo e organizzato sia i monitoraggi esistenti sia i monitoraggi aggiuntivi che invece devono essere attivati per completare le nostre conoscenze sulla strategia marina. E questa attivazione ovviamente, ripeto, coinvolgerà moltissimi attori che devono far parte di questo sistema organizzato per poter realizzare quindi non soltanto la funzione di utenti del monitoraggio ma anche di attori e partecipanti del monitoraggio. Penso oltre all'ISPRA a tutto l'apparato, diciamo, della ricerca, dal CNR all'ENEA, al CONISMA e altre strutture, ma anche ad altre amministrazioni centrali che hanno i loro istituti, diciamo, di primaria importanza, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto Idrografico della Marina ed altri che partecipano a questo meccanismo. È evidente che questa è una sfida molto difficile, perché costruire un meccanismo che metta insieme tutti questi attori in modo organico è una sfida sulla quale avremo bisogno, come dire, di aiuto e di consiglio, e di nuovo il comitato tecnico che abbiamo attivato in base alla direttiva è il nostro soggetto di riferimento, ma proprio per ampliare al massimo la possibilità di interlocuzione con vari soggetti, come ricordava l'onorevole Velo, noi abbiamo attivato una serie di tavoli di confronto, 8 per l'esattezza, su suggerimento e proposta dell'ISPRA, nella quale non soltanto siedono i soggetti istituzionali ma anche tutti i soggetti che in qualche modo possono contribuire sotto il profilo scientifico alle attività del monitoraggio. Cosa succederà alla fine di questo processo? Alla fine di questo processo noi dovremo dare conto di quello che è stato l'apporto. Già ieri c'erano stati qualcosa come 150 accessi al nostro questionario, e questo ovviamente ci fa piacere. Faremo quindi una sintesi insieme all'ISPRA e agli altri interlocutori di questi risultati, e lì, tra virgolette, utilizzeremo per correggere, integrare e modificare quelli che sono i programmi di monitoraggio che stiamo strutturando. Fatto questo passaggio, avremo una parte più, diciamo così, istituzionale,
che è quella dell'approvazione formale attraverso la conferenza unificata di questi programmi che poi verranno attivati. Faccio un passo più in là per avere un panorama completo di quella che è poi lo sviluppo del processo della strategia marina. I programmi di monitoraggio, che sono la fase che stiamo completando per quest'anno, sarà seguito da quello che probabilmente è il punto cruciale di tutta l'attuazione delle strategie marine. Perché dopo aver definito dove vogliamo arrivare e quali sono le tappe intermedie per arrivarci, dopo aver definito come verificare attraverso i programmi di monitoraggio quelli che sono gli avanzamenti rispetto a queste procedure di ottenimento dei risultati, dobbiamo individuare come arrivarci, e cioè definire quelli che nel processo della strategia marina sono chiamate i programmi di misure, e cioè un atto che lì veramente sarà di strategia politica primaria, attraverso il quale complessivamente tutti gli attori istituzionali dovranno condividere con quali strumenti economici, finanziari, di regolamentazione, volontari, questi obiettivi ambientali devono essere conseguiti. È evidente che questo è un processo che può avere successo a due condizioni. Il primo, se è un processo conseguente, cioè se ogni tappa deriva dalla consapevolezza di quello che è successo ed è stato condiviso nella tappa precedente, e soprattutto se è un percorso di nuovo condiviso e partecipato. Perché parlare di programmi di misure vuol dire parlare di crescita blu, vuol dire parlare di energia marina sostenibile, vuol dire parlare di turismo costiero sostenibile, vuol dire parlare di cambiamenti climatici, vuol dire parlare di gestione sostenibile delle risorse degli idrocarburi del fondo marino. La parola trivellazioni è molto, come dire, pregnante, ma come dire anche in qualche modo un po' brutale, se vogliamo, da un impatto. Ma forse è meglio essere brutale. No, assolutamente. Che spaventi un po'. Quindi, quando parliamo di monitoraggi e quando parliamo poi di programmi di misure, non dobbiamo pensare che questo si ridurrà semplicemente a dire benissimo, nelle aree marine protette si può pescare o si può passare o non passare. No, la sfida sarà quella di coinvolgere tutti questi altri elementi che fanno parte integrante soprattutto della politica marittima integrata nell'organizzazione dei programmi di misure per arrivare a quella che è la definizione dei risultati della strategia marina. Un'ultima notazione. La consultazione pubblica ha successo a una condizione: se è ampiamente conosciuta e ampiamente condivisa. Noi abbiamo fatto il possibile in sede di preparazione per tenere in equilibrio un prodotto che sia contemporaneamente semplice e facilmente comprensibile anche per un utente non addetto ai lavori, ma nello stesso tempo che dia sufficienti indicazioni significative per permettergli di capire da una parte quali sono i nostri obiettivi e di eventualmente fornirci i suggerimenti che ritiene opportuno. È un tentativo difficile, ma pensiamo di aver trovato un giusto equilibrio. Però la misura del successo sarà data da quelle che saranno le risposte a quelle domande che abbiamo posto nel questionario per la consultazione pubblica. E qui mi rivolgo anche a tutti quelli che sono gli attori, soprattutto istituzionali, ma anche non, che condividono con noi questo percorso. Noi abbiamo chiesto alle regioni, alle altre amministrazioni centrali, abbiamo chiesto anche ai portatori di interesse di pubblicizzare e mettere i link su questo questionario, su questa consultazione pubblica, sui loro siti. È evidente che quanto più questo appello sarà ricevuto, sarà applicato, tanto più questa consultazione sarà pervasiva e raggiungerà più possibile tutti quelli che sono gli attori. Questo è un po' anche, mi consentite, l'obiettivo primario delle altre tre eventi che noi abbiamo organizzato, ciascuno in una sottoregione, proprio per spingere non soltanto la conoscenza in termini di informazione, ma proprio la partecipazione attiva dei soggetti che incontreremo su questi territori a informarsi, a leggere e a darci il loro apporto, perché la misura del successo di questa consultazione appunto sarà rilevata da quanto sarà conosciuta e quanto sarà risposta. Io penso di aver utilizzato a sufficienza il mio tempo, quindi
per il momento chiuderei, tanto poi ci sarà la tavola rotonda che darà occasione di continuare. Passerei la parola alla dottoressa Irene Di Girolamo. Adesso rubo forse un attimo il ruolo di che è il responsabile scientifico sull'attuazione della strategia marina, in particolare è l'artefice primario dell'architettura dei programmi di monitoraggio su cui stiamo lavorando.